testa. A favore di telecamera, vai. Va bene. È che sei allora, alto per l'appunto. Allora, questo vino si chiama Commendatore perché il mio bisnonno era commendatore del lavoro. E la carica di commendatore sarebbe due cariche sopra cavaliere, per farvi capire. E lui aveva ricevuto il mio bisnonno questa carica per dirigere l'azienda che attualmente sto portando avanti io. E quindi ho voluto omaggiarlo con questo vino. E questo nome l'ho dato al Syrah, in quanto il Syrah è il vitigno che secondo me si addice più al termine commendatore, perché anche il commendatore è distinto come questo mio Syrah. E il Syrah è il vitigno che si addice più a questo nome. E questa sera assaggerete quattro annate, le mie migliori annate: la 2010, che è stata la prima, poi la 2011, la 2013 e la 2015. E queste quattro annate, vedete in queste quattro annate come è andato anche, è cambiato la mia mano anche per fare il vino. E il vino è, secondo me, più elegante. Anche la 2013 e la 2015, nonostante siano state delle annate calde, sono delle annate, il vino è molto elegante, profumato, e questo deriva anche dalle macerazioni che ho fatto, che sono cambiate, e ho aumentato il tempo di permanenza del vino sulle bucce. Siamo arrivati fino a circa 40 giorni sulla 2015, e in più sono anche migliorate le mie selezioni in vigna, e pian piano uno vede dove sbaglia e cerca di migliorare. E stasera avete l'onore di assaggiare la 2010, che è stata l'annata che ho fatto per la mia tesi di laurea, e assieme al mio professore qui di Firenze, Carlo Viviani. E lì comunque potete assaggiare come, da cosa sono partito. E poi dopo la 2011, che è stata un'annata molto calda, lì nelle mie zone, e quindi la sentirete più carica, e la più carica di tutte, Poi dopo ci sono la 2013 e la 2015, come dicevo prima, che sono delle annate, delle belle annate, e un vino molto elegante, e potrà ora anche Andrea spiegare.